Tiens, voyons ce que ça peut réaliser. Puis qui tu parles del concetto di due tipi di memoria che ci sono. C'è la memoria flash e c'è la memoria invece a ripetizione. Allora, quella ripetizione è quella classica, è la memoria fatta per logica, fatta per ripeti un concetto e lo impari a furia di ripetere, di memorizzare, di fare la logica. Invece la memoria flash, che è proprio grazie all'impressione di un'emozione forte, quella che invece ti permette proprio di cambiare a livello proprio inconscio, di veramente inconsciente, proprio il vero autoconcetto che hai di quella cosa, di quell'abilità. In realtà, esatto, sono le emozioni, quelle forti, che praticamente ti permettono di andare oltre, di superare il limite. Infatti, quello che succede è che sono proprio le emozioni più forti, intense, quelle che ti fanno cambiare l'autoconcetto molte volte. Ciao, passami!